Rientriamo in studio e parliamo di politica. Lo facciamo innanzitutto con il nostro ospite. Lo vado subito a salutare, il sindaco di Zumpano, Maria Lucente. Buongiorno, Buongiorno. grazie. Allora, dicevo, parliamo di politica oggi, ma parliamo di politica e non, diciamo, dei grandi temi di politica nazionale, di quello che può essere anche il dibattito politico, che poi, parliamoci chiaro, nelle ultime ore soprattutto sta caratterizzando anche l'Italia, stabilità, governo, polemiche e quant'altro. Non solo nelle ultime ore, non mancano mai quelle, però noi parliamo di politica a livello amministrativo, di ciò che possono e riescono a fare i piccoli comuni, anzi i comuni in generale. Noi abbiamo parlato anche molto spesso delle difficoltà che incontrano gli enti nell'amministrare, e soprattutto nel post-crisi dal 2008-2009 in avanti. Lei è sindaco da 8 anni, quindi la crisi se l'è presa tutta quanta, Sì, tutta in buona quanta. sostanza. Molto fortunata. Molto fortunata, diciamo, però i risultati come dire, più sudati sono anche più belli. Sì, sicuramente. Infatti sono contenta di quello che è stato fatto sia nella prima legislatura e sia quello che stiamo facendo in questa legislatura. Ci stiamo portando avanti il nostro programma elettorale con molti sacrifici, con molti sforzi, però come ha detto lei, un risultato che diciamo, viene raggiunto con un po' di sacrificio, forse è quello che poi si gusta meglio. Allora, specifichiamo innanzitutto che Zumpano, per chi non lo conoscesse, è un centro in provincia di Cosenza, perché magari in provincia di Cosenza lo conoscono tutti, fuori provincia qualcuno ancora magari può non conoscerlo, è praticamente a ridosso di Cosenza, l'area industriale dell'artigianato, se non ricordo male, di Zumpano è praticamente contigua alla città di Cosenza, è un Un tutt'uno, quindi tutt'uno, questo è anche un vantaggio, e poi però c'è un centro storico da visitare. Ci sono due centri storici da visitare, sono due gioiellini, io li chiamo così, c'è il centro storico di Zumpano e il centro storico di Rovella, un'altra frazione, di Zumpano. Sicuramente, ecco, sicuramente l'invito è andare a visitare Zumpano, Sì, Cosenza, Zumpano, siamo lì siamo e vicinissimi a siamo Cosenza. vicinissimi, siamo a 2 minuti di macchina Sì, sì, davvero, sì, sì, sì. e non è un modo di dire, sono davvero 2 minuti No, di macchina. così. E la mia domanda però è, a Zumpano, in questo centro storico, cosa troveranno i visitatori che magari guardano Calabria News 24 e sono incuriositi e Allora, vogliono venire? sicuramente troveranno, diciamo, una chiesa madre molto bella, e troveranno all'interno di questa chiesa madre un trittico di Vivarini, quindi un grande pittore, che è veramente, di un valore inestimabile. E poi troveranno anche all'interno della chiesa altri tesori che non sto qui naturalmente ad elencare, dirò solamente che ci sono due musei, un museo che si trova nel centro storico di Zumpano, il museo d'arte sacra, e poi invece un altro museo, il MAE, un museo d'arte ed etnografia, che si trova invece all'ingresso proprio dell'area industriale, fortemente voluto dall'amministrazione, infatti è un museo che ha aperto le sue porte da poco, da circa un anno e mezzo, che invito tutti a visitare perché è un museo interattivo, è un museo dove c'è la possibilità, ecco, di portare i propri ragazzi e di fare un viaggio all'insegna dei cinque sensi. Perfetto, da quello che è stato raccontato finora, mi pare di capire che abbiamo parlato delle ristrettezze economiche e quant'altro, però mi pare di capire che non mancano gli investimenti nel campo culturale. Sì, sicuramente. Ci puntate, insomma. Abbiamo puntato tanto. Naturalmente questi sono stati diciamo, realizzati attraverso dei fondi europei ai quali noi abbiamo partecipato. Cioè, abbiamo partecipato al bando e sicuramente, come dico sempre, i bandi vanno seguiti, non solamente lasciati ai tecnici, ma vanno seguiti dagli amministratori, perché gli amministratori devono seguire tutto l'iter dall'inizio fino alla fine, quindi andare anche negli uffici, capire se naturalmente il bando è stato corredato e costruito al meglio. E quindi credo che questa diciamo, cura va fatta da noi amministratori, ecco, noi dobbiamo curarci ecco, di questo.
Ecco, probabilmente in questa maniera si vanno a reperire i fondi laddove i fondi non ci sono. Allora, altrimenti... guardi, io vado sempre, infatti mi conoscono benissimo negli uffici regionali, perché non c'è almeno una volta al mese, cioè bisogna andare, perché bisogna capire quali sono i fondi, bisogna seguire, ecco, tutto l'iter di qualsiasi bando, ecco, perché bisogna esserci, essere presenti sul territorio, il territorio calabrese, ma anche a livello ministeriale. Cioè, a livello ministeriale bisogna avere dei rapporti anche con gli uffici del ministero. Ecco, siccome la cultura non è, come possiamo dire, statica, ma è dinamica, sì, è un qualcosa in continua trasformazione, e non bastano solamente come dire, le chiese, le opere d'arte, ma ci sono anche gli eventi culturali. Certo. E so per certo che di qui a breve ne avete programmati tanti. Diversi. Sì, 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 diversi ne abbiamo programmato, perché ci sono degli incontri con degli autori calabresi, autori e autrici calabresi che verranno sul nostro territorio, e anche autori diciamo che vengono da fuori della Calabria, come ad esempio verrà un autore molto importante per di narrativa per ragazzi, Claudio Elliott, ma poi ci sarà anche Assunta Morrone, Titti Preta e Paola Valente, Curia, che verrà a parlare appunto sul nostro territorio, verranno a parlare sul nostro territorio dei loro libri, e anche a far, diciamo, divertire i ragazzi, divertire io dico, perché i ragazzi si divertono attraverso i laboratori di scrittura e di lettura creativa. E siamo in chiusura, i primi appuntamenti mi pare che siano davvero imminenti. Sì, 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 sono imminenti, sono domani e dopodomani, cioè giovedì e venerdì verrà appunto Claudio Elliott ad incontrare tutti i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Zumpano. Ora e luogo, in modo che... Sì, la biblioteca comunale, si terranno presso la biblioteca comunale dei ragazzi a Zumpano Centro Storico. Giovedì, a che giovedì ora? Dalle 9 alle 13. E dalle 14 alle 17, sia giovedì che venerdì, stesso orario. Quindi c'è la possibilità, se biblioteca, per due giorni di incontrare Elliott. Sì, sì, sì. Naturalmente se verranno altri bambini che non frequentano le scuole di Zumpano e vogliono partecipare, possono benissimo partecipare. Sono i benvenuti. Sì, certo, sono sempre i benvenuti. Perfetto, grazie Sindaco per grazie essere stato voi. Con noi. Grazie ovviamente ai nostri telespettatori che ci hanno seguito. Buona come giornata. Sempre, e noi vi lasciamo alla nostra informazione. Grazie.